Invertebrati. Vediamo chi sono gli invertebrati. Sono gli animali più antichi apparsi sulla Terra. Non hanno né colonna vertebrale né scheletro. Hanno il corpo molle, ma alcuni hanno parti esterne dure per proteggere il loro corpo. Si trovano soprattutto nei mari. Sono animali eterotermi, cioè a sangue freddo. I trilobiti sono degli invertebrati comparsi sulla Terra più di 300 milioni di anni fa, poi sono scomparsi 250 anni fa circa per cause ancora sconosciute. Gli invertebrati si suddividono in sei gruppi: i poriferi, i celenterati, gli artropodi, gli echinodermi, gli annelidi e i molluschi. Gli Parliamo adesso dei poriferi. Il nome deriva dal latino e significa portatori di pori. Infatti il loro corpo è formato da tantissimi pori che filtrano l'acqua. Sono chiamati comunemente spugne. Vivono attaccati ai fondali delle acque, dolci e salate. Hanno un'apertura superiore che si chiama osculo e sono gli animali più primitivi. Vediamo nelle immagini una spugna, l'acqua entra dai pori che filtrano le sostanze nutritive ed esce appunto dall'osculo. Celenterati. Il nome deriva dal greco telenteron, che significa cavità. Appartengono alla famiglia dei celenterati le meduse, i coralli, gli anemoni. Vivono soprattutto in mare, hanno il corpo gelatinoso, hanno dei tentacoli ricchi di cellule urticanti, chiamate cnidocisti, cellule piene di veleno che utilizzano contro i nemici. La cavità interna serve per assorbire ossigeno ed espellere anidride carbonica. Echinodermi. Il nome deriva dal latino e significa pelle spinosa o pelle a riccio. Appartengono alla famiglia degli echinodermi ricci di mare e le stelle marine. Hanno uno scheletro esterno ricoperto di numerosi aculei che servono per procurarsi il cibo, per muoversi sui fondali marini, ma anche per difendersi dai nemici. I ricci sono onnivori, mentre le stelle marine sono carnivore e sono dotate di uno stomaco estroflesso, cioè che può uscire dal loro corpo e attaccare la preda per mangiarla. Le stelle marine possiedono una particolare capacità di rigenerazione. Se vengono ferite o perdono una parte del loro corpo, sono capaci di rigenerarla, cioè di farla ricrescere. Ed ecco i ricci di mare, la stella marina e il cetriolo di mare. Gli anellidi. Il nome deriva dal latino anellus, cioè piccolo anello. Sono anellidi vermi, lombrichi e le sanguisughe. Vivono sia in ambienti umidi, sia in acque dolci o salate. Hanno il corpo molle, ma il movimento è reso possibile proprio dalla contrazione e dalla distensione degli anelli. Uno degli anelli di più famoso è appunto il lombrico. Parliamo adesso dei molluschi. Il nome deriva dal latino mollis, cioè molle. Hanno infatti il corpo molle. La maggior parte dei molluschi vive in mare. Il corpo spesso è protetto da un guscio esterno fabbricato dall'animale stesso, cioè la conchiglia, e il corpo è formato da piede, dove ci sono i muscoli per muoversi, capo, dove ci sono la bocca e gli organi di senso, sacco dei visceri, mantello, che è il rivestimento esterno, e la conchiglia, il rivestimento rigido, che però non è presente proprio in tutti i molluschi. I molluschi si dividono in tre sottogruppi. I primi
I gasteropodi, che sono i molluschi più numerosi e comprendono chiocciole e lumache, sia lumache terrestri sia lumache marine. I bivalvi sono dotati di una conchiglia che protegge il corpo dell'animale. Appartengono a questa categoria le ostriche, le cozze e le vongole. E i cefalopodi, che sono i molluschi più grandi e più evoluti, possiedono tentacoli dotati di ventosa. Alcuni di essi sono predatori come polpi e seppie. I gasteropodi si muovono strisciando sull'estremità inferiore del corpo, chiamata appunto piede. La testa ha due appendici o due tentacoli e all'estremità ci sono gli occhi. I bivalvi sono ad esempio cozze, ostriche e vongole. Hanno una conchiglia divisa in due parti e ognuno si chiama valva. Si nutrono filtrando le sostanze dall'acqua. I cefalopodi, ad esempio polpi e seppie, hanno una bocca, un cervello, degli occhi e dei tentacoli. Artropodi. Il nome deriva dal greco e significa piedi articolati. Sono il più grande gruppo di organismi viventi. Hanno articolazioni che si piegano per muoversi e hanno il corpo diviso in segmenti. Possiedono appendici mobili. Hanno uno scheletro esterno, detto esoscheletro, che viene cambiato più volte durante la fase della muta. Appartengono a questo gruppo gli insetti, gli aracnidi e i crostacei. Gli insetti hanno il corpo diviso in tre parti, capo, torace e addome, e hanno sei zampe e vivono in gruppi organizzati, basta ricordare api e formiche. Aracnidi appartengono a questo gruppo lo scorpione, il ragno, le zecche e gli acari. Hanno otto zampe e il corpo è composto da due segmenti, addome e cefalotorace. Capo e torace sono fusi insieme e sono carnivori. I crostacei invece hanno una corazza esterna e hanno cinque paia di zampe, di cui il primo paio a forma di tenaglia, cioè le chele, che vengono usate per la cattura del cibo e per la difesa. E possiedono due antenne come organi di senso. Le notizie sono state tratte da Campo Base Sussidiario delle Discipline, edizioni Giunti del Borgo, e da Wikipedia. Le slide sono a cura di Gabriele Vesta, revisione e voce della maestra Linda. Ciao!